Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti ad un nuovo video di The Cars Blogger 2.0. Nel video di oggi andrete ad imparare il gioco fatto da Magic Wolf circa una settimana fa e portato su questo canale. Per chi non si ricorda il gioco, nessun problema, perché adesso metterò comunque la sua performance seguita dal tutorial. E nulla, iniziamo quindi subito con il video. Anzi no, due secondi. Sono alla casa della mia ragazza, ovviamente lei non c'è, e ieri, visto che è quasi San Valentino, visto che mi piace fare giochi di magia, lei ha deciso di regalarmi, così a caso, un mazzo di carte super carino a forma di cuore, ok? Quindi, probabilmente, non so quando, magari tra una settimana, magari tra un mese, può darsi che porterò su questo canale un gioco di magia fatto proprio alla mia ragazza usando questo mazzo di carte qua. E niente, solamente questo volevo dire. Ora non perdiamoci in ciance ulteriori, andiamo subito al tutorial. Ciao amici, ben ritrovati. Come promesso, ecco a voi il tutorial dell'effetto Follow the King. Una piccola premessa però è doverosa per spiegare anche l'essenza del gioco stesso. Questo effetto, infatti, non aveva delle velleità particolari, non voleva stupire un occhio da mago allenato, ma appartenendo alla categoria dei pocket trick, quindi dei giochi eseguibili con pochissime carte, si rivolgeva piuttosto a degli spettatori profani in materia. Quindi ideale, secondo me, da mettere in scena in contesti goliardici di divertimento tra amici, parenti o conoscenti. Quindi l'idea era quella di creare un qualcosa di fruibile e accessibile per tutti. Detto questo, andiamo a vedere le carte. Per la riuscita di questo gioco vi serviranno non 3, ma bensì 5 carte. Infatti 2 accessori entreranno in scena alla fine. Queste carte, esaminiamole meglio, hanno 2 la faccia bianca e il dorso rosso. E l'ultima, sicuramente molti di voi l'avranno già dedotto, indipendentemente da quella che andrete a scegliere, l'importante è che abbia il dorso bianco, come queste due. In più, se avete visto il video, ragazzi, tutta la performance si sviluppa in 4 passaggi, in 4 step. Tutti hanno alla loro base la doppia presa. Ora, senza voler fare qui dei corsi di cartomagia avanzata, siccome dovrete maneggiare pochissime carte, vi consiglio di non utilizzare doppie prese troppo accentuate, vistose o sospettose. Quindi non preparatele né scorrendo col pollice da dietro,
né eventualmente con la pinky count, quindi tirando l'ultima carta, adesso la vado ad accentuare col mignolo, e né tantomeno col bacolo, cioè esercitando pressione in diagonale tra indice e incavo della mano. Ma piuttosto dobbiamo realizzare una doppia presa naturale. Infatti, se noi dovessimo spostare una carta, quello che andremmo a fare sarebbe questo, giusto? Sarebbe questo, ma io ho già spostato due carte. Come fare questo, ragazzi? Sono due. Io ovviamente sono destro e tengo quindi in posizione di servizio le carte nella mano sinistra. Per i destri, in maniera speculare, ma opposta. Quindi, carte in posizione di servizio. L'azione sarà sviluppata dal pollice, che eserciterà due movimenti. Uno di spostamento laterale sulla mia destra, e un altro di pressione verso il basso sull'indice. Unendo queste due forze potremo spostare in perfetto allineamento due carte come se fossero una. Le andrò a pinzare e a ruotare. In più, per tutta la durata del gioco, sarà fondamentale creare e rafforzare nella mente dello spettatore che le carte siano tutte a dorso rosso, quando noi sappiamo invece che una è a dorso bianco. Ecco svelato quindi il motivo perché io inizio l'effetto tenendo le carte in questo modo. Poi le vado ovviamente a recuperare, le giro e le vado a presentare una a una, utilizzando la doppia che vi ho spiegato. Quindi, prima doppia, recupero e giro, seconda doppia e recupero ovviamente il re, ancora, questa volta carta singola, e ancora una volta, abituando l'occhio dello spettatore a vedere sempre la stessa azione, presento tutte e tre le carte, le vado a raccogliere e inizio, o meglio mi preparo per il primo step. In tutti i passaggi il re sarà in prima posizione, quindi doppia, ruoto e lo vado a scaricare. Ovviamente ho scaricato una carta bianca. Faccio vedere ovviamente le due carte, le allineo e le vado a squadrare con la prima. Questo mi servirà a distanziare causa ed effetto, infatti poi le recupero, piccola rotazione, ed esegue un piccolo display tipo sandwich, cioè questo. Per lo spettatore, quindi, il re, dall'ultima posizione, è ruotato su se stesso e naturalmente si è posizionato al centro. Recupero le carte e ho sviluppato il primo step. Raccolgo, re in prima posizione, e adesso lo faccio svanire, quindi doppia. Ora, ragazzi, mentre io scarico la carta e faccio vedere che c'è una carta bianca, mentre andrò a giocare un pochettino con l'indice per dimostrare che è una carta sola, rafforzerò l'idea ruotando la mano che questa carta bianca abbia ovviamente il dorso rosso, quindi azione in transizione. Giro, ruota ancora per rafforzare, gesto magico e la carta svanisce. Nel terzo step, invece, ragazzi, devo far riapparire il re. Vi ricordo essere sempre in prima posizione, però questa volta sarà con la faccia bianca rivolta verso l'alto. Questa volta doppia e mettiamo le carte leggermente in gioco verso di noi, lasciando un piccolo scalino. In questo modo. A questo punto le vado a pinzare, indice medio, sopra e pollice sotto, e inizio a fare delle scivolate avanti e indietro. Ovviamente queste dita e questo mi permettono di muovermi solamente su e giù, toccando ogni volta la base dell'indice. Al terzo o quarto passaggio scarico col pollice, tenendo queste due dita ferme il più possibile, risalgo e do l'impressione di una pennellata magica o di una trasposizione magica. Recupero le carte e mi preparo all'ultimo step, dove entreranno in scena, ve lo anticipo, le due carte di cui vi parlavo all'inizio. Quindi, doppia ancora, appoggio ovviamente la carta, do l'impressione che queste siano ovviamente tutte e due a dorso rosso, quindi le sposto girandole nella mia mano destra, faccio vedere il dorso, sfilo la prima, giro ancora e riporto. A questo punto mi troverò in questo scenario, ma per lo spettatore saranno due carte bianche dal dorso rosso. Le recupero e le vado a pinzare in questo modo, ragazzi. Alzo il tappetino garantendomi copertura e vado sì verso il centro, vedete? Ma mentre vado verso il centro, realmente sotto avviene questo, l'indice spingerà verso di me, scaricandole, e queste svaniranno, fate finta che non ci siano più. Gesto magico, la prima carta svanisce e diventa bianca,
Agio il tappetino, recupero due carte che avevo posizionato all'inizio, tenendole allineate. Lo spettatore a questo punto potrà anche alzare e esaminare il tappetino. Gesto magico e riappare il re. Ruota ancora queste due carte. E se lo spettatore a questo punto avesse già fatto delle deduzioni, con l'ultimo effetto cercheremo di fugare queste piccole intuizioni. Quindi un re in contrasto con il dorso rispetto alle carte utilizzate per tutta la performance. Quindi perché vi dicevo 5? Adesso ci siete sicuramente arrivati, perché materialmente per la riuscita di questo gioco avremo bisogno di tre carte a dorso rosso e a faccia bianca, un re a faccia bianca e un altro re però con il dorso in contrasto con le carte viste in precedenza. Questa, ragazzi, era la spiegazione naturalmente dell'effetto. Ho cercato anche di spiegarvi passo passo la psicologia alla base di tutto l'effetto. Spero di essere stato chiaro, in caso contrario mi scuso, ma era la mia prima esperienza. Vi ringrazio per l'attenzione e soprattutto ringrazio anche The Cards Blower 2.0 per avermi dato la possibilità e anche per avermi sponsorizzato un pochino. A tal proposito vi invito anche a seguire il suo canale e ad iscrivervi se non l'avete già fatto. Ovviamente sarei grato se seguite anche il mio Magic Wolf. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Alla prossima!